Al calor bianco la conferenza stampa voluta oggi dai gruppi consiliari del Comune di Messina, per sottolineare con forza che nonostante siano stati cassati 2 milioni di euro nell'ultimo Consiglio dai fondi disponibili per i servizi sociali, tutto il Consiglio Comunale è al fianco dei cittadini, nessuno escluso. Il problema, secondo quanto emerso durante la conferenza stampa, è che la TASI tra i servizi individuali non prevede di norma i servizi sociali. E se in base a interpretazioni avventurose potessero anche rientrarvi, sicuramente è lo stato di degrado della città di Messina e gli interventi ritenuti necessari ed improcrastinabili a non rendere possibile l'impiego di tali fondi. Viabilità, salvaguardia dei torrenti, randagismo, verde pubblico, grate di scarico delle acque reflue, mercato di Sant'Orsola, sono le destinazioni d'uso previste dal Consiglio. Parole durissime hanno avuto tutti i consiglieri capigruppo presenti alla conferenza stampa nei confronti dell'assessore Mantineo, reo secondo loro di aver fatto fino ad oggi man bassa di risorse, come dichiarato dal consigliere Santalco. L'assessore Mantineo è stato quello che in questo anno e mezzo di amministrazione ha fatto man bassa di risorse. Oltre quelle già previste in bilancio, si è gestito la vecchia 328 facendo i bandi, si è gestito la progettazione della nuova 328 con tutti annessi e connessi, costituendosi un gruppo di lavoro e guarda caso il suo esperto era l'ex direttore del CESB, quindi tutto il mondo del volontariato accanto a lui. I PAC, altre risorse che non sappiamo che cosa fare. Di contro, ha lasciato allo sbando il settore che era quello, la forza dei servizi istituzionali. Perché vedete, come hanno detto giustamente i colleghi, lui non ha chiesto soldi per quelle che sono le gare che stanno ora che sono in scadenza, 1,3 milioni, 1,4 milioni, perché lui lo sa benissimo e quindi ha una faccia tosta, lo dico con molta chiarezza. Del chiedere i soldi per il segretariato sociale. Lui non ha mai parlato di risorse per gli anziani o per altri, perché sa benissimo che quelle sono gare a domanda individuale, dove c'è la compartecipazione nei servizi sociali. Quindi questi 2 milioni di euro erano contro legge messi là e mi dispiace che la Giunta le aveva approvate. E di aver richiesto l'impiego dei 2 milioni di euro solo per la realizzazione del segretariato sociale. Servizio che secondo i consiglieri può essere gestito e realizzato mediante l'impiego del personale disponibile presso i quartieri. La richiesta quasi univoca al termine della conferenza è stata le dimissioni di Mantineo da assessore. Quindi o lui c'è o ci fa e quindi io mi associo al collega Trischitta chiedendo le dimissioni. Un assessore non può andare contro i colleghi dicendo perché ha quello delle risorse e a me no. Si attende la sua replica.